Francesco Balsani. Hello, hi to everyone. I'm Francesco, the chef of Bistecca, Toscan Steakhouse. I'm glad to introduce here a master butcher, restaurateur, storyteller, Dario Cecchini. Grazie, benvenuti a tutti e scusate se non parlo inglese, ma Francesco parlerà inglese per me. Welcome to everyone, and sorry for his English, and I will translate for him. Il mio nome è Dario Cecchini e faccio il macellaio da 250 anni. My name is Dario Cecchini and it's 250 years that I'm a butcher. Questa è la tradizione della mia famiglia da 8 generazioni. This is my family tradition since 8 generations. Io personalmente faccio ormai il macellaio da quasi 40 anni. Personally is a butcher since 40 years old. No, 40 years, sir. Ho dedicato tutta la mia vita, come aveva fatto il mio babbo, il mio nonno e i miei antenati, a risolvere il dilemma. I dedicate all my life, as my father, my grandfather and all the previous generation, to solve the dilemma. E il dilemma, sapete che è? Vai. A dilemma, you know, that is... To beef or no to beef. Il dilemma è prendere la responsabilità di uccidere un animale. The dilemma is take the responsibility to kill an animal. Il dilemma è decidere di essere carnivori. The dilemma is decide to be a carnivore. E quindi avere la responsabilità di uccidere, ma avere anche rispetto del dono, cioè rispetto della carne. And the dilemma is to take the responsibility to kill, but also have the responsibility of the gift, of the meat. E la maniera migliore per ringraziare è usare tutto al meglio, usare tutto dal naso alla coda. The better way to give thanks is use all the animal in the same way, for nose to tail. E questa è la mia spiegazione, questa è la mia ispirazione, la mia passione, ma anche la mia riflessione. This is going to be his explanation, his reflection about that. Come si usa tutto l'animale in maniera rispettosa e responsabile. How you can use all the animal in a respectful and a responsible way. Come si può smontare la piramide. How you can break down the pyramid. Voi sapete che il cibo carne ha una piramide. You know that the food, especially the beef, have a pyramid. O meglio, tutti pensano che sia così. Better, many things that is like this. In cima, filetto e bistecche, e tutto l'altro, scendendo, è un po' meno buono. On the peak, steak and filet, and on the bottom of the pyramid, all the rest. La mia idea è che non è vero. His idea it is not true. Che tutto è buono, ogni taglio, se è cucinato bene. Every cut can be delicious if you know what to do with it. How e siccome io non sono uno chef, ma un macellaio. And obviously he's not a chef, but he's a butcher, the cook. Francesco è un grande chef. Francesco can cook. Io posso, è vero, really, io posso solo spiegare tagliando carne. He can only explain his way cutting meat. E voi vedete questa grande coscia di manzo. You can see the big leg of cow. Io credo che quando uno guarda questa coscia di manzo, I believe that in the meantime that you're watching this leg of cow, pensa subito a qual è il taglio migliore. You are thinking which is going to be the best cut out of this leg. Pensa subito che c'è un taglio migliore e ci sono tagli da non usare. You think there is a best cut and cut that you don't going to use it. Going to get to dog. Io non penso così. You don't think this way. Io penso che anche l'ultimo tendine, l'ultimo osso, l'ultimo pezzo di grasso è eccezionale se cucinato bene.
you think that even the last tendon, the last piece of fat, the last tissue is incredible if it's cooked properly. E questa è la prima dimostrazione. And this is going to be the first demonstration. E vi racconto una storia. Now I'll tell you a story. Era la fine del 1800. Was the end of the 18th century. E Pellegrino Artusi, un gastronomo. And Pellegrino Artusi, maybe the most famous Italian gastronomo, scriveva il più importante libro di cucina per un secolo. He wrote still the most important gastronomic book of the century. Per un secolo, questo libro di cucina, per quasi un secolo, è stato la Bibbia per tutte le famiglie italiane. For almost a century, this book has been a Bible for all the Italian family. E voi sapete quanto le mamme italiane tengono al cibo per la famiglia. You know, the Italian take care about food for family. Allora, la prima ricetta di Pellegrino Artusi è il brodo. The first recipe of Pellegrino Artusi is stock. Sono le ossa con un po' di carne per fare un eccezionale brodo. Bone with some meat attached for make incredible stock. Quindi la prima ricetta non era il filetto. The first recipe also obviously was not a filet but was a stock. Ma un fantastico splendido brodo caldo. A fantastic incredible hot stock. Vuol dire che in un secolo è cambiato il punto di vista e che quindi possiamo cambiarla ancora. In a century it's completely changed the point of view regarding the food and means that we can change again right now. Questa è un'altra storia molto importante. The followed is going to be another important story regarding meat. Il lavoro del macellaio è sempre stato un lavoro molto impegnativo e molto faticoso. The work of the butcher has been always a really heavy work. Per tradizione, il pezzo migliore doveva rimanere alla famiglia. For tradition, the best cut used to stay with the family of the butcher. La famiglia doveva essere così ricompensata di una vita di sacrificio. Was a gift for a life of sacrifice for work. Ma per il macellaio e per la famiglia del macellaio, il pezzo migliore non era il filetto. For the butcher and the family of the butcher, the best cut was not a filet, it was not the prize. Il pezzo migliore era questo. The best pieces were this one, actually. Il ragno. The spider. Un piccolo pezzo. A little piece. Molto venato di grasso come una ragnatela. Full of vein of fat as a spider nest. Da preparare con timo e olio extravergine. To prepare with thyme and extra virgin olive oil. Da marinare per circa 20 minuti. To marinate for around 20 minutes. E grigliare per altrettanti pochi minuti. And grill for a little while, another 5 minutes. Il pezzo minutes. Migliore era un pezzo che ora è praticamente dimenticato. The best pieces were the piece that now is completely forgotten. Era il pezzo che non si poteva vendere per soldi, ma lasciare per la famiglia. It's a piece that you cannot sell for money, but you keep for your family. Quindi la piramide comincia a smontarsi. Then the pyramid is start to fall down. Arrivano concetti diversi. We are coming out with different concepts. E arriva il lavoro del macellaio artigiano. And he comes up the work of the artisanal butcher. Che è uno dei lavori più tradizionali in tutte le civiltà del mondo. Which is one of the most traditional artisanal work in all the old civilization. Ora stiamo tagliando ancora uno splendido osso per il nostro brodo. We're still cutting the other half of the hips for our fantastic stock. Nel taglio di una coscia di manzo, in the cut of the leg of a cow, c'è un brutto anatroccolo. There is an ugly duck. E ricordate la fiaba del brutto anatroccolo che diventa cigno. Remember the old fairy tale of the ugly little duck that become a swan.
del brutto anatroccolo che nessuno voleva giocarci insieme perché era il più brutto, ma che alla fine diventa il più bello. That the ugliest of the ugliest, that no one want to play with him, at the end he become the nicest, and this is it in the leg cow. Il pezzo meno considerato della coscia di manzo è questo taglio di muscolo. The less considered cut on the leg of a cow is this cut of a muscle. Il muscolo perché non è possibile fare la griglia e non è possibile fare il forno. The muscle because it's not possible to cook in a grill, it's not possible to cook in an oven. Almeno così si crede. At least this is what people believe. E il muscolo diventa la mia ricetta della festa. And the muscle, the little ugly duck, it become his recipe for the party, for the celebration. Diventa la ricetta del Natale e delle feste importanti per la famiglia. It become the recipe for Christmas and for important celebration of the family, for the family. Io disosso il nostro muscolo. I debone our muscle. Vedete, c'è un grandissimo osso. You see, there is a huge bone. Questo osso ha due estremità piene di buon gusto, di tendini che serviranno per una ricetta, ma ricordatevi questi due pezzi e questa parte centrale. This bone have two external part that will be used for a fantastic recipe. Remember the external part and the center part. La parte centrale contiene un tesoro. The center part contain a treasure. Contiene il midollo. The marrow bone. Allora io prendo questo muscolo disossato. I take this the bone muscle. Faccio una piccola incisione. I do a little incision. That's a simple. Lo preparo con il mio profumo del Chianti, il mio sale con le erbe. I'm gonna prepare with this Chianti parfum, is on aromatic salt with Tuscan herbs. Metto un po' di pepe. A little bit of nice pepper, macinato fresco, che è sempre grinded, meglio, which is always rosmarino, rosemary, e poi metto il tesoro. And at the end, you're gonna put the treasure in it. Metto il midollo, the marrow. Vedete? Questo è il midollo. This is the marrow inside. L'osso tagliato con il suo midollo. È un'operazione semplicissima. It's a really simple recipe, a simple thing to do it. È una ricetta talmente semplice che la può pensare un bambino. It's a so simple recipe that even a kids can think about. E io l'ho pensata con lo spirito di un bambino. And you think it with the spirit of a kid. Perché la mia idea è che l'artigiano, il macellaio, deve scrivere l'alfabeto del cibo. His idea if the artisan, in his case the butcher, have to write the alphabet of the food. Deve scrivere il miglior alfabeto per preparare il cuoco. He have to write the best alphabet for prepare the chef. Così il cuoco può scrivere le lettere like con this, quell'alfabeto. Like this the cook can write the letter with this alphabet. E insieme diventa una poesia. And together it become a poetry. E questo muscolo sta diventando una poesia. And this muscle is taking shape as a poetry. Profumo del Chianti, pepe, midollo e rosmarino. Profumo del Chianti is aromatic salt, marrow bone and rosemary and pepper. Si arrotola e si lega. You roll and you tie with your butcher string. Si preparano 2 chili di scalogni. We prepare 2 kilos of shallots. Tanti. A lot. Perché il pezzo è grande. Because the piece is quite big. Un bel tegame da forno con il bordo alto. A nice pot that go in the oven. Si mette il pezzo, guardate com'è bello. Have a look how good is it. Questo è il brasato di tonno. This is the braised with marrow. Si mette il pezzo nel fondo del tegame con gli scalogni interi intorno e un mezzo bicchiere di olio. You put the pieces in a pot with half glass of extra virgin olive oil, possibly Tuscan olive oil, the shallots, and you let them go. E si mette in forno a 180 gradi. 180 Celsius for around 3 hours. Coperto. With the lid on. Coperto. E per 3 ore il brasato cuoce lentamente
mandando il profumo in tutta la cucina. For 3 hours, the the pieces is gonna cook slowly, and when you feel the aroma, the smell all around your kitchen. La dolcezza del midollo con la dolcezza del rosmarino, la dolcezza della carne di muscolo e la dolcezza degli scaloni. The sweetness of the shallots, the sweetness of the marrow, the sweetness of the meat and the sweetness of the rosemary, all combined together is going to give you this fantastic tutto motion. Si fonde e diventa una sinfonia con semplicità. Everything is going to melt it down and become a symphony with simplicity. Alla fine si toglie dal forno, si fa riposare e si taglia questa carne morbidissima con gli scalogni che sono ormai una salsa. At the end you take out from the oven, you slice it down, the shallots are become a sauce and you can serve it and be delighted. E questo è il nostro brasato al midollo. This is our first preparation, our brasato al midollo, marrow bone braise. Ma la strada della nostra coscia è ancora lunga. We still have a lot of cuts to take them out from our... È meglio continuare. It's better to go on. L'unica cosa che non possiamo usare... The only thing that we cannot use... È la crosta. Is the crust of the... Questo qui. Un buon manzo deve avere una maturazione perlomeno per un mese. A good beef have to be aged at least 1 month. A piece like that, we're talking about the lamb. Quando la carne è appena macellata ha il massimo del gusto. When the meat is freshly butchered, you have the maximum of taste. Ma non ha il massimo della morbidezza. But it have not the maximum of the tenderness. Il macellaio deve cercare la giusta maturazione. The butcher have to look up the perfect maturation, perché il gusto e la morbidezza si incontrano the al taste, punto giusto. The taste and the tenderness they're gonna meet on the right. Questa spot. È la parte interna della coscia, la parte centrale. This is the internal part of the leg, the central part of the leg. È il muscolo più grande. Is the biggest muscle. È un muscolo eccezionale. Che ora andiamo a tagliare. It's an incredible muscle that now we're gonna go to. Catch it down. Nei primi anni di lavoro, in the first year of my work, io vedevo solo le mie mani. I used to see only my hand, perché avevo paura del coltello. Because it was scary of the knife. E avevo tutte le mani tagliate. And all his knife was cut all over. Poi vedevo solo il mio coltello. After that, he started to only see his knife. Perché cercavo il coltello migliore del mondo. Because you are looking for the best knife in the world. Pensavo che se trovavo il coltello migliore del mondo i miei problemi erano risolti. I was thinking if I'm gonna find the best knife in the world, my problem would be solved. Poi ho capito che dovevo guardare altrove, dovevo guardare dentro di me. After a while you understand that you have to look somewhere else, you have to look inside yourself. Se volevo diventare un bravo macellaio. If I want to become a good butcher, a good craftsman. E alla fine sono diventato un bravo macellaio. At the end you become a good e butcher. Questo è il taglio centrale. This is the central part. Lo mettiamo qua e lo tagliamo dopo. We're gonna put it there, we're gonna cut it later. Quando abbiamo più posto. Questa è un'altra splendida storia. This is another fantastic history. È la storia della città di Firenze. It's the story of the history of Florence. È la storia di quella che forse è la prima ricetta della città di Firenze, la prima ricetta di carne. Is the story of probably the first meat recipe in Florence, which is a big meat eater city. È l'arrosto fiorentino. The Florentine roast. Un grande taglio di carne, di coscia. A big leg cut. Da cuocere in forno. To cook in the oven. È una ricetta così semplice che è quasi primitiva. This recipe is so simple that it's almost primitive. È necessario un forno caldissimo. You need an incredible hot oven, really. A una temperatura veramente alta. Temperature is to be really high.
un tegame con un bordo alto ed un coperchio da usare dopo. A pot with a lid to use later on. E questo pezzo di carne. And this piece of meat. Si prende tanta salvia fresca. A lot of sage fresh. Un po' di rosmarino. A little bit of rosemary. E si taglia fine a coltello, si fa un battuto. And you finely chop. Quando è fatto, sale fine. O meglio, profumo dei Chianti. When it's done, fine salt or better Chianti perfume, aromatic salt. E si lavora con le mani. And you work with the hand to gather the oil, the herbs. In modo che le erbe fresche non perdano il profumo e non perdano il colore. In the way that the fresh herbs don't lose color and don't lose their flavor. Quando il sale è ben incorporato. When the salt is nicely incorporated, si versa tanto olio extravergine. You put on it a lot of extra virgin olive oil. In modo da fare una salsa. Make a fresh sauce based on herbs and oil. A quel punto si infila il pezzo di manzo in forno senza niente, con la sua cotenna sotto. At this point, you're gonna put this piece of meat inside the oven without anything, just with this fat. E si tiene senza niente con il forno caldo e chiuso per 30 minuti. And you keep in this really hot oven for 30 minutes. Si leva il pezzo dal forno, si versa la salsa nel tegame e si copre finalmente. You remove the piece from the oven, you put your oil and herbs in a pot and you outside the oven you leave them rest. Si fa riposare per 20 minuti. Non si cuoce la salsa, tutto deve rimanere crudo. You let them rest 20 minutes, you don't cook the sauce, everything has to be raw. E si taglia fine con questa splendida salsa di erbe fresche e olio buono. You finally slice with this fantastic sauce based on oil and fresh herb. L'arrosto fiorentino ha nutrito decine di generazioni. The Florentine roast have nourished several generations. Forse un po' del Rinascimento dipende anche da questa ricetta. Maybe a little bit of the Renaissance depend also of this recipe. Un po' dell'ispirazione. A little bit of inspiration. Come spero che vi venga un po' di ispirazione a vedere questo grande manzo che via via ogni taglio prende un'identità. Like I hope you receive some of this inspiration seeing this cow that little by little it take an identity. Ora stiamo levando il grande osso della coscia, la parte centrale. Now, l'osso del flistone. Now you remove the big bone of the leg, the flistone bone. E stiamo affrontando gli ultimi grandi tagli della coscia. And we're gonna face the last big cut of the leg. This is the bone. Bellissimo. Pieno di midollo e con le teste fantastiche per il brodo. Full of marrow inside and with the two external parts full of collagen for stock. E ora rimangono i grandi tagli della coscia. Now we have the I biggest, tre. The biggest, the major tree cut of the leg. Vi spiegherò poi cosa faremo con tutti I piccoli pezzi preziosissimi che sto mettendo da parte. I will explain you later on what you're going to do with the little pieces that we put on the side. Ma intanto vi volevo spiegare questo taglio centrale, il taglio del ginocchio. In the meantime, I would like to explain you this central cut, the cut of the knees part. Eccolo. Here we go, it's coming out. Guardate me. Have a look, how good is it? Sembra un pezzo solo. It look like the to be an on one piece in reality now we take them out. Esatto. È un pezzo solo per l'anatomia. It's just one piece for anatomy. Ma non per noi. But not for us. Da questo pezzo from this piece facciamo tre tagli. We will take out three different cuts. Con tre differenti cotture. With three different preparation. Il forno, la griglia e il bollito. Oven, grill, poached. Tutte le tre grandi cotture. All the three different cooking methods. La prima è il forno. The first is going to be the oven. Il fiocco.
il fiocco. Il taglio più brutto per l'arrosto è quello più buono. The ugliest looking cut for roasting, but the nicest in taste. Si ripete la storia del brutto anatroccolo. The old story of the ugly duck comes out again. Un 15 minuti in forno al massimo della temperatura senza niente. 15 minutes in the oven, maximum temperature without anything. Il grasso si scioglie. The fat is gonna dress all the meat. Dal massimo del gusto alla carne. Gonna give the best of the taste on the meat. Si leva dal forno, si fa riposare per 5 minuti e si taglia. We remove from the oven, we let them rest for 5 minutes and we're gonna slice. Non ha avuto nulla, né marinata, né sale, né pepe. Mettiamo dopo un po' di profumo del Chianti e olio extravergine toscano. We're gonna finish with the extra virgin olive oil and salt at the end. Il fiocco. Fiocco. E ora è il mio pezzo preferito. This is his favorite cut. I ginocchi. The knees. Questa è la rotola e questo qui del ginocchio. This is the knees that il pezzo più leg. Difficile. The most difficult cut to use it. Grasso, fat, tendini, tendon, cartilagine, cartilage e un po' di carne. A little bit of meat. Cosa facciamo di un pezzo così? È il pezzo più difficile da vendere per un macellaio. What you're gonna do with a piece like this is pretty difficult to sell for a butcher. È il motivo per cui 8 anni fa ho aperto un ristorante insieme alla macelleria. This is the reason why this cat 8 years ago he opened his first restaurant beside the butcher shop. Per spiegare quello che non mi riusciva a spiegare dietro un banco di macellaio. For explain what he was unable to explain under his bench on a butcher shop. Quanto erano buoni i tenerumi in insalata, così si chiama il piatto. How was good these dishes of him, tenerumi in insalata, which is come from this cut of meat. Una pentola, a pot, il pezzo dentro, the piece inside, piece of meat. Sedano, carota, cipolla ed acqua. Celery, carrots, onion and water. 3 ore di cottura. Slowly simmering for 3 hours. La carne diventa tenerissima. The meat become really tender. Si taglia in insalata. You're gonna cut or shred it as a for a salad for a meat salad. E si mette e si condisce con sedano, carota e cipolla cruda tagliata fine fine. And we just say you gonna dress it with the same vegetable that you have in a pot but raw: celery, carrots, onion. Poco sale. Poco pepe, 2 gocce d'aceto e un filo di olio. Little bit of salt, little bit of pepper, little bit of vinegar and oil. Una esplosione di colori e di profumi. It's an explosion of perfume and questo taste. Sono i tenerumi in insalata. This is his dishes, tenerumi in insalata. Un pezzo tenderness che in a salad. Purtroppo pochi conoscono e che spero una volta possiate provare. Pieces not many people know, and I hope for you that sooner or later you'll have occasion to try. E finalmente arriva la bistecca toscana. And finally arrived the Tuscan steak. Ci sono 3 grandi bistecche in Toscana. There is 3 different big steak in Tuscany. E voi sapete che in Toscana la bistecca è la grande cerimonia della tavola. And you know that in Tuscany the steak is a big ceremony of the table. Le grandi bistecche sono la fiorentina. The biggest, most famous steaks are the fiorentina. La costata, cioè il taglio con l'osso senza filetto. The costata, which is the cut of the bone as the fiorentina, as a T-bone, but without the tenderloin attached. E la tagliata rinascimentale, la panzanese. And the panzanese, which is the name of the village where we lived and Rinis. L'ultimo villaggio dove è rimasta. The last village were still in use. Ma non abbiamo intenzione di smettere. I didn't want to stop to sell it and to eat it. Questa è la bistecca panzanese. This is the panzanese steak. Il cuore della coscia. The heart of the leg. Alta in maniera esagerata, incredible tall and big cut, con una cottura esagerata perché ha bisogno di una grande brace di legna, with a long exaggerated cooking method because you need a really big good grill for cooking. Vi ricordate la Divina Commedia di Dante
nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era sparita e in fila nell'inferno. Ci vuole una griglia come l'inferno della Divina Commedia. It was mentioned the hell of Dante, and you need a grill as the Dante mentioned, really hot. And c'è bisogno di un bicchiere di vino rosso, che è anticlassico per il maestro di griglia, perché non deve essere troppo lucido. You need a big, nice glass of wine for your master of grill, because the grill guys never be, don't need to be so. Non è una cosa molto razionale. It's not a rational thing to cook. Then even the chef. A quel punto, 5-8 minuti. 5-8 minutes each side. 5-8 minutes da quell'altra parte. E 15 minuti in piedi. And 15 on his feet, standing like this. Niente sale, niente marinata, cibo veramente primitivo. Really primitive food, no salt, no oil. You're gonna after cooking. E per un pezzo così grande avete quasi bisogno di una tribù. For a piece so big, you almost need a tribu of people. Questa è la bistecca panzanese. The panzanese steak. Ma la nostra coscia non è ancora finita, la nostra coscia è una ricchezza di sapori, di taglio e di gusto. Our legs is not finished yet, is an incredible richness of cut of flavor and taste. Questo è un pezzo che non ha bisogno di spiegazione. This is a piece that you need to be explained. Questo è il rump steak. The rump steak. È una delle poche parole che sono in inglese. It's one of the little words that you know in English. È un pezzo tenerissimo per l'arrosto, per le bistecche, per quello che uno vuol fare. È buonissimo, anche crudo. It can be really useful for raw as a tartare, roast, braise. Ma era rimasto il cuore. I still have the heart of the leg. E dal cuore noi tagliamo le due bistecche panzanesi più monumentali. And from this part we'll cut down the most monumental panzanese steak. Questa che è già grande. This one that is already quite big. Ma quest'altra che è la bistecca centrale. This one is going to be the central steak. E che io chiamo l'imperiale. The panzanese imperiale. Solo due nel mazzo. Only two in every beef. Una bistecca imperiale è un cibo imperiale veramente. An imperial steak is an imperial food. Una bistecca imperiale è veramente to beef or not to beef. An imperial steak is really. Una bistecca imperiale è cibo rock. Is rock food. Come gli AC/DC che avete sentito quando siamo entrati. Like the AC/DC that you listen. Questo è godere la vita, avere passione. Mangiare la carne, enjoy your life, sentire il profumo, eat the meat, smell the flavor. Ricordatevi che se l'animale ha avuto una buona vita e una morte possibilmente pietosa, remember that the animal, the beef, have been a good life and possibly a death, a decent death or a death full of mercy. Io penso che la carne profuma di gioia. I think that the meat smell of joy. Ma se l'animale ha avuto una vita industriale brutta, una morte brutta, if the animal have an industrial life and a poor, bad death, la carne puzza di dolore e di malattia. The meat smell of pain and sickness. Questa è la nostra responsabilità. This is our responsibility. Questo è il nostro modo di lasciare il mondo un po' meglio di come l'abbiamo trovato. This is our possible way or our want to leave this world hopefully a little bit better than anche soprattutto da carnivori, especially as a carnivore. Questo è il nostro modo di ringraziare.